più i grandi abbracci qua all'interno del team di Valentino Rossi con Alex Briggs e Brent, uomini di una vita, uomini di una vita. Dall'altra parte gli abbracci altrettanto emozionanti. Bravo Carlo Pizzo che ci hai offerto queste due cose in contemporanea, tienili in contemporanea. Grandi abbracci di Dovizioso al suo team, due forme di simbiosi molto simili da una parte e dall'altra, una più lunga con dentro più leggenda, quell'altra più corta. Qui anche ci sono le braccia di Simone Battistella, l'abbraccio di Davide Tardozzi. Grazie Andrea, Andrea è qui da una parte, dall'altra l'abbraccio di Rossi con Maio Meregalli, anche con Gigi Soldano. Due storie pazzesche queste, quelle che probabilmente Federico Liberti, Giacomo Agostini, Mauro Sanchini negli ultimi anni, qui Lynn Jarvis, dal punto di vista dei risultati in termini di titoli del mondo o di seconde posizioni del mondiale, perché non dimentichiamo che Govi, come ha lottato, c'è anche Francesca Soffianovello che abbraccia Valentino, mentre qua è già con Alberto Giribola, Andrea Dovizioso. Dico, sono le due storie che magari con, anzi senza dubbio, con dimensioni diverse, mentre abbiamo gli occhi lucidi di Andrea Dovizioso, ci hanno fatto divertire di più in assoluto. Eh sì, come ho detto prima, sarebbe stata una bellissima cosa per Dovizioso vincere questa gara. Ha fatto tanto, comunque ha fatto una grande gara, partito indietro, e quindi ci lascia un grande ricordo, perché io spero di no, ma credo che sarà molto difficile per lui poi fermarsi un anno e ritornare in MotoGP, in quanto la MotoGP ogni anno c'è un grande progresso, e quindi se non stai in sella perdi qualcosa. Quindi mi auguro che magari cambi idea e riesca a trovare qualcosa per continuare anche l'anno prossimo. Dall'altra parte Giacomo e Federico, voi cosa vi aspettate dalla nuova avventura di Rossi con Petronas? Beh, cambio Rossi, ambiente, novità, rigenerazione, rilancio. Oggi ha dimostrato che i tempi ancora... io non ho mai pensato che fossero finite le sue capacità di fare i tempi, però è tornato a girarci sui tempi buoni. Rossi è combattivo, Rossi non vorrebbe mai mollare ed è giusto così. Comunque rimarrà sempre uomo Yamaha, anche se va in un'altra squadra, però insomma corre sempre con la stessa moto, quindi qualche suo tecnico meccanico andrà con lui. Quindi è un addio a metà, diciamo, ecco, certo fa sempre dispiacere, però insomma sarà sempre nella famiglia, insomma. Guido, certo. Poi è andato fortissimo oggi Valentino, è arrivato attaccato a Vignales, è arrivato davanti a Quartararo, è vero, c'è stato uno straordinario Morbidelli che in questo momento vive un momento magico ed è un po' inavvicinabile da tutti, ma secondo me questa storia continuerà con un Valentino competitivo, come ricordiamo la prima parte di questa stagione ci aveva restituito dopo anni un pochettino più difficili. Io spero di rivedere quel Valentino lì di questo